Beverly! Beverly, mi aiuti! Qualcuno ha appeso un cappio nella mia cabina! Cosa? Dov'è? Era qui, scendeva dal soffitto. Era uguale a quello che mio marito usò per uccidersi, vi giuro. Signora Gaines, sera. L'ho visto appena sono entrata in cabina. Non faccia così. La prego, cerchi di calmarsi. Mi creda, voglio aiutarla. Lei pensa che io sia pazza? È successo così anche l'altra volta. David si suicidò e nessuno vuole credermi. Vuole che vada a prendere un sedativo più potente? Dormirebbe meglio. Va bene, d'accordo. Mi ascolti, vado subito a prenderlo, mi ci vorranno pochi minuti. La prego, cerchi di tranquillizzarsi, tornerò subito. Le mando la signora Beverly. Dove è andata? Capisce, a me piace. È nel corridoio, sta parlando con la cameriera, gliela mando subito. Sono sicura. Vado a prendere un sedativo, la prego, resti con lei. Ma certamente, mi scusi. Ha parlato con lei? Con chi? Con Belinda, la cameriera. Le avevo chiesto di non farlo, se non sbaglio. Le ho chiesto semplicemente se da domani era possibile riordinare la mia cabina dopo tutte le altre. Il sonno della mattina per me è molto prezioso. Mi perdoni, ma vede, sono confusa, non so più di chi fidarmi. Neppure di me. Ecco, io non... Neppure di me. Beverly, non se ne vada, io mi fido di lei, davvero, gliel'ho detto, sono così... confusa. Chi è? Beverly, è lei? Ma chi è? Ah, mi scusi, non pensavo che fosse in cabina. Ma non ricordo di aver ordinato niente. Il dottor Johnston ha pensato che potesse avere appetito. Ha bisogno d'altro, signora? Signora? Quella rosa... la porti via. Come desidera, signora.